Buonasera ragazzi, sono Dario Marconi, il coordinatore del settore arte e automazione del marmo di Sant'Ambrogio dell'Istituto San Zeno. È con molto piacere che accolgo anch'io l'iniziativa della Buonanotte Social per potervi, seppur in maniera molto semplice, proporre una mia riflessione. Vorrei farlo condividendo con voi la mia passione per una professione che cerco quotidianamente di trasferire ai ragazzi, cioè il saper lavorare in marmo. Vi propongo alcune immagini di una scultura eseguita a scuola qualche anno fa e che forse qualcuno di voi avrà già visto, perché è stata posizionata proprio nel bel mezzo della rotonda di Sant'Ambrogio di Valpolicella, vicino alla nostra sede. Si tratta dell'opera chiamata appunto Valpolicella. Le immagini che vedete vi illustrano i vari passaggi. Si comincia da un blocco di marmo grezzo non lavorato, nel quale l'occhio esperto dell'artista intravede quello che ha intenzione di realizzare. Si procede quindi togliendo tutto il materiale superfluo per delineare una figura nella sua totale tridimensionalità. Michelangelo, nel XVI secolo, sosteneva che il suo lavoro consisteva nel togliere il superfluo dal blocco di marmo per liberare la statua che vi era imprigionata dentro. Questo processo non è semplice, non dà risultati immediati, richiede la massima attenzione e tanta pazienza, ma vi garantisco che con più l'opera risulta complessa e di difficile realizzazione, più la soddisfazione finale sarà grande. Ed è proprio da questo processo che prendo spunto per sottoporvi questa mia riflessione. Così come si sgrezza un blocco di marmo per dar vita all'opera in esso racchiusa, così tutti noi, nella nostra vita quotidiana, dovremo adoperarci per ottenere il meglio da noi stessi, nel breve e nel lungo periodo, per costruire appunto il nostro futuro, anche se ciò richiederà fatica, determinazione e tanta buona volontà. Credo e ciascuno di voi avrà già maturato l'idea di cosa vorrà fare da grande, quando avrà l'età che hanno adesso il vostro papà e la vostra mamma. Vi invito comunque a sfruttare, in questo periodo di isolamento, l'occasione per definire e ripensare agli obiettivi del vostro futuro, fondamentali per determinare il vostro agire e scolpire così la grande opera della vostra vita. Vi saluto e vi auguro una buona e serena notte a tutti.